Quella sconfitta che mancava da Udine giunge a San Siro, riportando il Napoli alla realtà di una squadra che non regge al confronto con le dirette concorrenti per il terzo posto. Crisi di gioco, attacco poco incisivo, centrocampo inesistente e difesa afflitta dai soliti svarioni. Nell'occasione della consegna del premio Carlo Iuliano abbiamo chiesto pareri e sensazioni a tre grandi ex, dirigenti, allenatori e calciatori del Napoli: Luciano Moggi, Vincenzo Montefusco e Sandro Abbondanza. Io credo che il Napoli non faccia quello che può e poi è anche inutile sempre portare avanti una partita che fa bene, per esempio la partita con la Roma. Ah, ma se noi con la Roma abbiamo giocato bene, ma le altre partite? Il Napoli perde i campionati perdendo con le squadre piccole, quindi va bene, se va bene a loro va bene a tutti. Io sul Napoli avevo una grandissima fiducia. All'inizio ho puntato tutto su Benitez perché un uomo con quell'esperienza, col pedigree che ha lui, mi aspettavo che sicuramente quest'anno il Napoli facesse molto ma molto di più. Invece sono molto deluso perché proprio l'allenatore che mi sta un pochino deludendo perché non riesce ad amalgamare questa squadra. Ogni partita vengono cambiati molti calciatori, non si sa mai chi è che può giocare, non c'è mai tranquillità e poi ci sta mettendo parecchi anche lui. Prima era poco, l'anno scorso il finale del campionato era poco, lui incideva poco, invece quest'anno sta incidendo molto, ma nella fase negativa. Più delusione perché ero convinto rispetto all'anno scorso che avremmo potuto fare molto meglio. Perché l'anno scorso effettivamente tutti quei punti che abbiamo perso lì, io personalmente, come dire, pensavo che fosse dovuto al fatto che i giocatori erano, molti dei quali erano nuovi, non conoscevano il campionato italiano, pensavano che magari queste squadre definite provinciali fossero delle squadre scadenti e scarse, ma che quest'anno non avrebbero ripetuto lo stesso errore. Invece purtroppo mi sbagliavo.